3 agosto, ore 9:41. Questa mattina siamo abbastanza in orario. Io mi sono già fatto la doccia, adesso c'è la moglie che sta finendo. Questo è lo spot dove ci siamo fermati questa notte. Qui siamo in una parte, poi vi metto le coordinate, in una parte delle Westerhallen che sinceramente ci piace poco. La parte superiore è molto più bella, la parte bassa ci è piaciuta un po' di meno. E perciò penso proprio che oggi la abbandoneremo e punteremo verso le Lofoten, che sono decisamente più belle. Anche se devo dire che lo spottino di oggi non è... L'abbiamo trovato ieri sera, proprio alla fine, abbiamo visto che i due che erano segnalati su Parfornight erano tutti pieni, e questo sinceramente su Parfornight non c'era, e l'ho aggiunto io tra l'altro. E c'è... vi giro un attimo. Allora, qui non so se è un lago, se è il fiordo, questo qui che viene dentro, penso sia il fiordo. La vista non è male. Si incominciano a vedere, tipo queste, le montagne tipiche delle Lofoten, nere e molto frastagliate a punta. A me ricordano sempre la saga del Signore degli Anelli, che l'hanno girata tra l'altro in Australia, se non mi sbaglio, o in Australia o in Nuova Zelanda, non mi ricordo. E comunque assomigliano molto alle montagne delle Lofoten. Questa è la strada e questo è il piazzale. Devo dire molto comodo, ci stanno una decina di camper tranquillamente, se messi con due dita di cervello. Alci non ce ne sono, o ragazzi non se ne vedono. Ne abbiamo viste due di sfuggita in Svezia appena arrivati, che non abbiamo fatto in tempo a fotografarle, e poi abbiamo visto dei gran cartelli con su alci, pericolo alci per 20 km, per 10 km. Mai visto un alce. Boh, renne a strafottere, che ti stufi fin di vederne. Ma alci zero. Boh, vedremo se saremo più fortunati più avanti. Per adesso è tutto, ci sentiamo dopo. Arrivederci. 3 agosto, 3:45. Piccola panoramica di dove ci siamo fermati. Paesaggio molto bello. Venticello fresco, ma si sta da Dio, veramente bene. Venerdì 4 agosto, ore 13. Siamo ancora con la pancia vuota, ma in compenso siamo nel centro della città di Svolvær sulle Lofoten. Questo è il centro. Siamo appena stati all'ufficio informazioni per chiedere se c'era qualche fast food dove poter andare a mangiare, perché qua andare nei ristoranti sono, oltre che essere carissimi, non sai che cavolo ti danno da mangiare, perché diciamo che non sono ricercati a livello mondiale per saper far da mangiare i norvegesi. Di conseguenza cerchiamo sempre qualche fast food o qualche hamburgeria o qualcosa di questo tipo. E ci hanno detto appunto che qua a due passi c'è un centro commerciale dove all'interno c'è qualcuno che fa hamburger. Andiamo a vedere com'è e poi vediamo cosa fare. Oggi è una giornata di M, perché piove a tratti, spiovicica a tratti. Come vedete abbiamo le giacche, il che vuol dire che la temperatura non è propriamente estiva, perché non farebbe freddo, perché ci sono 14 gradi, 15, però c'è su l'arietta ed è quella che ti ciula.
è quella che ti fa sentire il fresco e ti obbliga a metterti la giacca. Niente, adesso entriamo, andiamo a dare un'occhiata, forse ci siamo, e questo qua, Centrumsgarten. Vedo dalla gente che è ferma, seduta a mangiare, vediamo un po' che cosa c'è. Ci vediamo dentro. Dunque, l'esperienza dentro nel centro commerciale è stata decisamente negativa. In effetti l'hamburgeria c'era, solo che per mangiarti un hamburger ci volevano 230 NOK. 230 NOK sono qualcosa come tra 18 e 19 euro, una roba del genere. Insomma, spendere 18-19 euro a testa, il che vuol dire 35-36 euro, poi magari, e tra l'altro c'erano escluse le bevande, perciò andavi sui 40 euro. Spendere 40 euro in due per mangiare un hamburger, abbiamo detto, ascolta, con 40 euro ci facciamo la spesa piccola al supermercato norvegese, non una gran spesa, ma qualcosa ci compri, decisamente di più di un hamburger e due foglie di insalata. Di conseguenza adesso la moglie è andata per l'ennesima volta a cercarsi i libri in inglese nell'ennesima libreria che ha trovato, sempre con esiti negativi, perché i libri in inglese ci sono e ce ne sono tanti, però lei cerca un autore, anzi un'autrice particolare, e non riesce a trovarla. Comunque, a monte, adesso appena lei esce dal negozio, ritorniamo in camper e ci facciamo un paio di panini in camper veloci e poi dopo ci spostiamo. Qui intanto vi faccio vedere dove siamo, il parcheggio della Biltema. La Biltema, se ho capito bene, dovrebbe essere un negozio di fai da te, roba del genere, un po' come da noi, come si chiamano lì, fai da te, adesso non mi viene il nome, comunque vabbè. Di fronte abbiamo il classico immancabile Rema 1000, che è il nostro supermercato preferito, e adesso andiamo di nuovo sul camper. Abbiamo il parcheggio pagato fino alle 3:30, che però possiamo aumentare o diminuire a nostro piacimento, perché è un easy park, un parcheggio con easy park, perciò lo puoi aumentare e diminuire come meglio credi. Lì mangeremo qualcosa, poi come detto prima ripartiremo, ma purtroppo la giornata oggi mi sa che non si riaggiusta più e pare che da domani e dopodomani è peggiori, perciò vedremo. Non hai trovato nulla? Ok, boh, allora ritorniamo al camper. Dunque, se il camper dovrebbe essere dietro qui da qualche parte, secondo me è dietro lì. Se no guardiamo sulla cartina, facciamo prima. Ci vediamo dopo. E secondo voi io dovevo andare a spendere 40 euro per mangiare due hamburger e bere un bicchiere di Coca-Cola, quando me posso mangiare questo? La Coca-Cola c'è, anche se non è Coca-Cola ma è Pepsi, perché a noi piace la Pepsi, però la Coca-Cola, la bottiglia va bene nel frigorifero. Dietro le patatine, chi sta meglio di noi? A dopo. 4 agosto, ore 17, abbiamo deciso di fermarci perché oggi è stata una giornata un po' così, metà e metà, né bella né brutta. Siamo entrati alle Lofoten, e siamo alle Lofoten, e qui ve ne faccio vedere uno scorcio, vediamo un po' quello che si può vedere. Aspettate che vi giro. Siamo parcheggiati lungo la strada, niente di eccezionale sto giro, perché poi vi spiegherò il motivo. C'è un vento, tutt'oggi che c'è un vento allucinante. Allora, siamo andati in un posto, adesso non mi ricordo il nome, perché ragazzi non è che sia rincoglionito, è che ricordarsi i nomi delle città svedesi e norvegesi ce ne vogliono di bravi.
perché è veramente allucinante, perciò ve lo metto in sovraimpressione. Siamo andati in questo posto molto bello, è un paesino di pescatori, c'è una strada abbastanza stretta con tutti gli slarghini per poterci arrivare, ci sono due ponti a una carreggiata sola con i semafori, e noi c'eravamo stati l'ultima volta 6 anni fa, in pieno agosto, tra l'altro verso metà agosto, e sì, c'era un po' di gente, ok, però insomma si è trovato parcheggio, c'era un parcheggio solo all'inizio del paese, tutto susterrato, messo in una qualche maniera, però insomma si trovava. E poi abbiamo fatto un bel giro per il paese dove pescano molti salmoni, perciò lì i salmoni, non lo so, gli stoccafissi che poi dopo li fanno seccare il sole. E cacchio, siamo arrivati a sto giro, un casino allucinante, un casino, camper ovunque, torpedoni, pullman, macchine. All'inizio del paese ci sono due parcheggi enormi che prima non c'erano, uno 2 ore gratuite e poi te ne devi andare. Considerate che da lì per arrivare in paese ci vogliono già minimo 20 minuti a piedi, perciò 20 a darci e 20 a tornarci fanno 40 minuti, ti danno 2 ore di parcheggio gratis, cioè io mi chiedo, uno arriva in paese, si guarda intorno, poi è ora di andare via. Quell'altro con l'app, quella dei parcheggi, adesso non vorrei dire una stupidata, ma mi sembra che fossero 3 euro e mezzo all'ora, però non ci si poteva fermare per la notte, solo parcheggio diurno. E anche lì poi dopo dovevi farti tutta la strada a piedi per arrivare su. Noi siamo arrivati in paese dove sapevamo che c'era quel famoso parcheggio, che adesso è diventato un bellissimo parcheggio molto ampio, che allora era gratuito, susterrato. Invece questo giro l'hanno asfaltato, hanno messo le righe e ovviamente pagamento. Non ho guardato quanto costava, sicuramente costava di più dei 3 euro e mezzo all'ora di quello che c'era a un chilometro e mezzo fuori dal paese. Pieno, ovviamente foderato, manco con un monopattino riuscivi a parcheggiare. Ci siamo fatti tutto il paese, che ha le viuzze abbastanza strette, ma noi con il van grossi problemi a passarci non ce l'abbiamo. Turisti ovunque, bambini, carrozzine, cani, oltre ovviamente a chi ci abita, gli autobus. Insomma, vi dico, siamo letteralmente fuggiti. Non siamo neanche scesi dal camper. Abbiamo girato, fatto manovra, sono arrivato giù in fondo al paese, ho girato e ho detto andiamo via, perché il fatto è che lungo quella strada, che è molto stretta, abbastanza stretta, non molto stretta, però ci sono tanti slarghi dove accostarsi quando vedi che viene su l'altro dall'altra parte, non ci sono spot, cioè ce ne sono pochissimi, brutti, stretti, messi male, tutti ovviamente occupati. E allora siamo venuti in questa isola, che una volta che si ritorna da quel paese, si ritorna sulla strada principale, di fronte c'è un'isola che è collegata alla terraferma con due ponti, anche lì con semaforo. E l'abbiamo girata tutta, molto bella tra l'altro, devo dire, perché è piacevole da vedere, su tutta l'isola, che saranno, penso, una trentina, una quarantina di chilometri, girare tutto intorno. Un campeggio a 350 noca al giorno, più 50 se vuoi la corrente, perciò 400 noc, che sono circa 36, 37 euro, 35 euro. Con la corrente, e spot dove fermarsi rarissimi, e tutti come questo qua, se lo volevi lungo la strada o in pendenza o messi male, posti bellissimi dove potrebbero fare degli spiazzi dove potersi fermare, e dove c'era la possibilità, lo spiazzo dove potersi fermare con i camper, il classico cartello, ovviamente scritto in inglese perché così lo capivano tutti: no camper, no camping, no camper, no camping.
e abbiamo scoperto che se va avanti così le Lofoten, o Lofoten a dir si voglia, rimangono meravigliose, non dico belle, perché noi le abbiamo, è la terza volta che veniamo sulle Lofoten, sono meravigliose, però ragazzi, i camperisti da 6 anni a questa parte, e siamo solo all'inizio qua, perché adesso noi scenderemo e la paura nostra è che le cose peggioreranno, perché c'è pieno di turisti, pieno, e non è perché, come dice qualcuno, ma sì, perché voi camperisti andate, rovinate, sporcate e poi vi mettono i divieti i camper. No, mettono i divieti i camper perché qui di camper ce ne sono, non dico a centinaia, a migliaia, cioè c'è foderato di camper, ovunque vai ci sono camper in giro e sono tutti, e mancano ancora gli italiani, attenzione, perché noi tutto il nostro girovagare qui all'inizio delle Lofoten, oggi abbiamo visto il secondo camper italiano, il secondo. Perciò gli italiani non sono ancora arrivati, perché gli italiani oggi è il 4, venerdì, cominceranno a partire stanotte o domani mattina, no? Per venire su. E dopo si aggiungeranno a finlandesi, svedesi, tedeschi a rotta di collo, che di più che ne ha più ne metta, un po' di francesi, qualche spagnolo e tanti, 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 tanti norvegesi. Perché loro viaggiano sia con i camper che con le roulotte, e quando i norvegesi viaggiano con le roulotte, chi è venuto qui lo sa, loro viaggiano dai 7 metri agli 8 metri di roulotte doppio asse, perché le roulotte piccole ai norvegesi non piacciono e perciò occupano molto spazio, sia sulla strada che sulle manovre, che sui parcheggi, tutto. C'è pieno di gente, pieno, pieno, pieno. Se va avanti così, abbiamo detto, probabilmente le Lofoten ce le faremo, invece che farcele in una settimana, 10 giorni, in 3-4 giorni ce le facciamo fuori, andiamo a vedere i posti che ricordiamo con più piacere di quelli che ormai abbiamo già visto, sperando che non siano foderati di persone, e poi le facciamo guidando e guardandole senza doversi fermare, perché è un delirio. Un delirio. Va bene, vedremo se più avanti le cose cambieranno o meno. Per adesso la giornata oggi è iniziata piovendo, poi a Svolvær siamo stati in giro sotto l'acqua, poi è uscito il sole, adesso il sole è andato via, si è rialzato di nuovo con il vento. Torno a ripetere, non fa freddo, perché ci saranno 14-15 gradi, perciò non fa assolutamente freddo. Io sono qua con la giacca perché c'è il vento, altrimenti me ne starei qui tranquillamente in maglietta a mezze maniche, perché la temperatura ce ne fosse. Però questa aria dà fastidio, dà fastidio. Bene, ritorno in camper e ci sentiamo poi domani quando ripartiamo. Ciao a tutti. Oggi 5 agosto, ore 10:20. Questo è lo spot dove abbiamo dormito stanotte, che non è quello che vi ho lasciato precedentemente, perché essendo lungo la strada, e la strada era più trafficata di quello che pensavamo e perciò ci dava fastidio, e abbiamo trovato questo ieri sera verso 9:30, quando ci siamo spostati, che non è stato niente male, tranquillo, ci sono un po' di pecore, e stamattina purtroppo il sole non c'è, diciamo, temperatura è 12 gradi, stanotte ha fatto 10 di minima. Infatti mi sono alzato stamattina sul presto e ho acceso il riscaldamento, perché insomma anche sotto il piumone, insomma, con il riscaldamento si stava meglio. E comunque oggi la temperatura direi discreta, se ci fossero un paio di gradi in più sarebbe meglio. Questo è il posto dove ci siamo fermati, praticamente la strada finisce qua e poi continua sterrata per andare in una farm lì, in una fattoria, e adesso ripartiamo. Abbiamo deciso di le Lofoten, di, se non cambia il traffico e i posti dove potersi fermare, abbiamo deciso di farle abbastanza velocemente e andarcene, perché se continua il traffico di ieri con il problema a trovare spazi in libera, come abbiamo fatto
penso che le faremo alla svelta e ce ne andremo, tanto ormai è la terza volta che le visitiamo, sappiamo che sono meravigliose, splendide, le abbiamo già viste, le rivediamo velocemente e poi ce ne andiamo. A dopo!